Spesso tendiamo a confondere la fine del mondo con la fine dell'umanità, però non è mica la stessa cosa. Cioè, in un mondo in cui la nostra specie è estinta, la vita e la sua evoluzione di certo non si fermerebbero. Per esempio, in questo scenario, come sarebbero gli animali tra 5, 100 o addirittura 200 milioni di anni? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla ancora di evoluzione speculativa e lo facciamo con uno dei classici del genere, per così dire. E prima di partire vi ricordo che è uscito il mio libro, Il coccodrillo al cuore tenero, un saggio sulle cure parentali, e il link lo trovate in descrizione. Prossimamente ci saranno eventi, firmacopie, presentazioni varie, eh? Quindi per non perdere le news ho fatto un canale Telegram dove metto tutto, il link è in descrizione, e ovviamente mi raccomando seguitemi su tutti gli altri miei social anche. Sono anche aperte le prenotazioni per venire in viaggio con me a fare un safari in Sudafrica il prossimo anno, quindi trovate anche quelli in descrizione. Dunque, il progetto di cui vi parlo oggi è frutto della collaborazione di molte menti. Infatti, oltre al consulto di numerosi zoologi che immaginarono appunto tutta questa faccenda, furono coinvolti anche botanici, climatologi e geologi affinché fossero verosimili anche gli ambienti e i contesti climatici e geologici in cui questi ipotetici animali si sarebbero mossi. Il lavoro dei geologi in particolare è stato fondamentale perché, come vi dicevo nel video dedicato ad After Man, che passa qua sopra, anche senza umanità i continenti non è che stanno fermi, cioè continuano tranquillamente la loro corsa. Quest'idea era buona per farne un documentario a puntate, così almeno la pensava Joanna Adams, produttrice indipendente, nel 1996, anno in cui lei si rese conto e voleva fare qualcosa di mai visto che le principali case di produzione non avrebbero potuto copiare. Quindi mise insieme un po' di collaboratori finché qualcuno non le chiese: oh, ma te, cioè, il libro After Man l'hai letto? Eh già, perché in questo progetto c'entra anche il papà della zoologia speculativa, ovvero Dougal Dixon, autore di After Man, un libro che si immagina come gli animali potrebbero essere tra 50 milioni di anni. Curiosi? Fate bene, è una figata e ve l'ho raccontato in un video che passa qua sopra e che vi invito a recuperare dopo di questo. Dixon fu subito coinvolto nel progetto come consulente e designer delle creature e alla fine pare che le ideò praticamente tutte e poi passò le idee al reparto animazione. Vista la sua esperienza come scrittore di libri divulgativi, fu anche coautore assieme alla Adams del libro della serie, che fu pubblicato anche in italiano, sebbene purtroppo rimaneggiandolo e riducendo il dettaglio dei contenuti, adattandolo in realtà ad un pubblico molto più giovane e organizzandolo diversamente. Ah, l'introduzione è di Cecchi Paone, eh? Ovviamente, guardalo fiero. Però almeno in più la versione italiana ha questa pagina doppia che riassume tutte le bestioline, quello è figo. La produzione di questo progetto durò 6 anni, costò 5 milioni di sterline e fu prodotta dalla BBC in collaborazione con altre realtà europee. Nel 2002 finalmente esce la serie, chiamata The Future is Wild. Si consta di 12 episodi più uno introduttivo che in Italia furono trasmessi per la prima volta all'interno della Macchina del Tempo, condotta per l'appunto da Alessandro Cecchi Paone, che aveva già trasmesso due storiche serie della BBC, ovvero Walking with Dinosaurs e Walking with Beasts. In italiano il titolo fu tradotto come Animali del Futuro. In un mondo dove gli esseri umani sono estinti da tempo, l'evoluzione, vi dicevo, non si arresta, attualmente viviamo in un periodo interglaciale, ma tra 5 milioni di anni ci sarà una vera e propria era glaciale in cui le calotte arriveranno a ricoprire gran parte dell'emisfero nord, letteralmente sommergendo Nord America, Nord Europa e Asia settentrionale. Sì, vabbè, ci sarebbe poi da vedere quali sarebbero i postumi di un'eventuale crisi climatica attualmente in atto, però non complichiamo la faccenda. Nella parte del nord Europa, dove non c'è appunto il ghiaccio che la ricopre, c'è una tundra battuta dal vento. D'inverno la notte arriva a meno 60 e i pelotopi vagano in branchi brucando l'erba rada. I pelotopi sono discendenti dei roditori che abitavano il nostro pianeta, però hanno selezionato taglia più grande e pelo più lungo per resistere meglio al freddo. Il loro predatore è il fendineve, un discendente dei mustelidi, vale a dire la famiglia di furetti, donnole, eccetera, che però non solo è diventato più grande, ma ha anche selezionato denti a sciabola per ferire i pelotopi in profondità. Sulla costa ci sono i discendenti di alcuni uccelli acquatici, le sule, che sono diventati completamente marini evolvendosi nelle cosiddette balene sula. Molte specie si sono estinte e il livello del mare è più basso di circa 150 metri. Lo stretto di Gibilterra si è chiuso e come conseguenza il mar Mediterraneo è sparito, evaporando e lasciando al suo posto un deserto di sale, dove non piove quasi mai. Qui vivono i criptili, le lucertole che utilizzano la loro gorgiera, simile a quella di un attuale clamidosauro,
ma ricoperta di una secrezione adesiva che viene utilizzata per acchiappare le mosche. In pratica corre in mezzo agli sciami con il collare aperto, gli rimangono appiccicate e poi lui le lecca, avendo quindi accesso al nutrimento e ai liquidi di cui ha bisogno. Attorno alle coste del deserto salato c'è un ambiente carsico, ovvero costituito da rocce calcaree che fanno velocemente defluire l'acqua e fessurano il terreno, rendendolo accidentato. Qui ci sono gli scrofoidi, discendenti dei suini selvatici che, grazie alla loro adattabilità, sono riusciti a sopravvivere e che devono fare ancora una volta i conti coi mustelidi. Infatti ci sono anche qui, e anche qui hanno i denti a sciabola. Il dolino è un predatore che di solito infatti cerca di colpire i piccoli scrofetti. Per via delle temperature, le rigogliose foreste del Sud America sono adesso delle aride savane molto estese. In queste savane i primati hanno sviluppato una socialità ancora più accentuata, dando luogo ai babuleoni. Discendenti dei primati del Sud America hanno sviluppato però abitudini terricole e formano delle società complesse dove c'è una cultura raffinata, tant'è che sanno anche costruire trappole per pesci intrecciando delle piante. Insomma, hanno fatto per pura convergenza quello che i nostri antenati, che fanno parte di un altro gruppo di scimmie, hanno fatto a suo tempo in Africa. Il predatore principale qui è lo struzzo assassino, un grande uccello non volatore, carnivoro, discendente dei Caracara. Curioso perché nella realtà in passato è già successo che ci fossero grossi uccelli carnivori in Sud America, ovvero i famosi uccelli del terrore, come il Kelenken. In Nord America invece c'è un deserto freddo in cui i discendenti delle quaglie sono diventati animali fossori. Vivono sottoterra per scampare appunto al caldo e anche per scampare ai cacciamorte, che sono grossi pipistrelli predatori che sono i principali cacciatori di questi deserti. Le cose però cambiano parecchio quando arriviamo a 100 milioni di anni dal presente. L'attività vulcanica infatti mette fine all'era glaciale liberando un sacco di anidride carbonica in aria e alzando le temperature. Mi sembra di averla già vista sta roba, però non c'entravano i vulcani, ora mi sfugge, vabbè. Il livello del mare a questo punto è alto 100 metri in più di quanto non lo sia adesso. Lo spostamento verso nord dell'Australia causerà fenomeni di orogenesi, ovvero l'innalzamento appunto delle montagne, delle catene montuose, che formeranno delle catene più grandi dell'Himalaya, formando il cosiddetto Grand Plateau, dove nidificano gli scorridori, grandi uccelli azzurri dotati di 4 ali. Insomma, hanno delle penne molto lunghe anche nelle zampe posteriori, ecco. Curiosità, gli scorridori furono ideati da Phil Curry, paleontologo canadese che senza volerlo ha predictato Microraptor, che venne descritto solo diversi anni dopo. Anche se in realtà il concetto dell'uccello a 4 ali, tra virgolette, esisteva già come cosa teorica, ma ve ne ho parlato qua sopra. Quello che era il Golfo del Bengala è ora la palude bengalese, una gigantesca regione acquifrinosa, calda, in cui penetrano regolarmente correnti marine. In queste acque torbide vive il pesce bandito, lungo fino a 4 metri, con aspetto mimetico, e dotato di capacità di percezione dei campi elettrici emessi dalle prede, così le può individuare anche senza vederle, cosa che effettivamente alcuni animali acquatici come gli squali o l'ornitorinco sanno fare. Comunque, dal momento che l'umidità è quasi del 100%, ci sono anche degli animali acquatici che si sono abituati a vivere addirittura fuori dall'acqua. E sapete chi sono? I polpi. E qui c'è da respirare profondamente perché in italiano li hanno chiamati palupolipi. Perciò facciamo finta che si chiamano palupolpi e tutto va bene. Comunque, questi palupolpi possono resistere fino a 4 giorni fuori dall'acqua, ma non so se resisterebbero sguazzando in internet senza le adeguate protezioni. Chissà se i palupolpi sapranno che esiste NordVPN, che grazie alla VPN possono navigare su internet in modo sicuro. Infatti grazie a NordVPN si può nascondere il proprio indirizzo IP e crittografare tutti i dati in entrata e in uscita per il massimo della privacy. Che poi non è più solo una VPN, ma è compresa nell'app di NordVPN anche Threat Protection, che in più protegge da malware, blocca i pop-up, di base fastidiosi se non proprio dannosi, e non bisogna nemmeno connettersi ad un server per farla funzionare. Se il tuo computer si avvelena scaricando un file infetto, nessun problema. Come antidoto, Threat Protection scansiona ogni file che scarichi e rimuove non appena si accorge che si tratta di file pericolosi. Blocca tra l'altro anche i siti di phishing, impedendo ai malintenzionati di accedere ai tuoi dati sensibili e farli propri spacciandosi per qualcuno che in realtà non sono. Threat Protection è già compresa nell'applicazione di NordVPN senza costi aggiuntivi e in più in descrizione vi ho lasciato un link con cui potete approfittare di un super sconto sul piano biennale più 4 mesi aggiuntivi gratis, perciò andate su www.nordvpn.com/zoosparkle per iniziare subito a navigare sicuri assieme ai più di 10 milioni di utenti che hanno già scelto NordVPN. Comunque,
Compresa tra le paludi del Bengala e il Gran Plateau ci sono i bassifondi marini, dei mari bassi e limpidi dove la profondità massima non supera i 15 metri, abitati dai discendenti dei gasteropodi marini come i nudibranchi, che non scivolano più sul substrato ma nuotano attivamente, e sono chiamati scoglianti. I nomi dell'adattamento italiano sono dei capolavori comunque, ma questo bisogna dirlo. L'Antartide non si trova più al polo sud del mondo perché è salito a nord, scaldandosi e dando vita a lussureggianti foreste dove vivono molti insetti, come le falcovespe, capaci addirittura di predare piccoli uccelli. E questo perché la presenza di assai più ossigeno nell'atmosfera, dovuto anche alle più elevate temperature, ricordano un po' quelle del Carbonifero, periodo in cui effettivamente c'erano insetti e anche altri artropodi, in verità, molto più grandi di quelli di oggi. Se vi interessa strova gli insetti giganti preistorici del magari ve la racconto un'altra volta. Purtroppo l'avvicinarsi sempre più baldanzoso dell'Antartide all'Asia genererà degli stress tettonici clamorosi, dando luogo ad attività vulcaniche che cambieranno per sempre il mondo. Esatto, un'altra bella estinzione di massa e via. E stavolta tutti i vertebrati terrestri, così, li salutiamo proprio in blocco, eh? Ad maiora. E tra 200 milioni di anni, invece? Quello che potrebbe succedere è che dopo l'estinzione di massa di 100 milioni di anni prima, tutti i continenti, un tempo distanti, si ritroveranno ancora una volta in un'unica massa continentale gigantesca chiamata Pangea 2, ovviamente. Al cui centro c'è un gigantesco deserto dove tutti lottano contro la mancanza d'acqua. Questo ha permesso l'evoluzione del verme pianta, un invertebrato segmentato con delle che ha selezionato delle peculiari strutture sul proprio corpo che ospitano delle alghe che vengono regolarmente esposte al sole. Questo è molto interessante perché l'idea per questi viene dalle planarie del genere convoluta, che hanno un colore verde proprio perché ospitano nei loro tessuti delle alghe con cui hanno una simbiosi mutualistica. Loro ospitano le alghe e le espongono al sole per permettere lo svolgere della fotosintesi e in cambio hanno dei nutrienti fondamentali per vivere in cambio da loro. Pangea 2 è circondata da un immenso oceano dove nuotano molte specie. Gli argentati sono discendenti di crostacei nuotatori che formano dei banchi simili a quelli di molti pesci di oggi, che sono appunto filtratori di plancton grazie alle loro zampe modificate, cosa che diversi crostacei odierni fanno, e che sono molto numerosi, ce ne sono circa 9.000 specie adattati a fare le più disparate cose. E siccome sono molto interessanti ve li descriverò uno ad uno. No, scherzo, infatti non ne hanno fatti 9.000 nella serie. Gli uccelli sono spariti, perciò i cieli sono invasi da pesci. Anche i pesci ossei sono quasi scomparsi, infatti, però qualcuno è rimasto, come per esempio i discendenti della famiglia dei gadidi, che sarebbe quella dove sta anche il merluzzo, che hanno perfezionato la tecnica dei pesci volanti di planare al di sopra della superficie dell'acqua, diventando i pesci aliante. E in un oceano, infatti, che pullula di predatori, dal momento che non ci sono gli uccelli, è molto più sicuro spostarsi, infatti, sopra l'acqua, per paradosso. E quindi si capisce bene che questa pressione selettiva ha favorito non poco i pesci ossei che sapevano farlo. E infatti si sono diversificati in tantissime specie. La rotazione leggermente più lenta della Terra fa durare le giornate 25 ore, e come se non bastasse, il sole splende anche di più, riscaldando l'oceano e portando alla formazione di temporali improvvisi che colpiscono la costa est di Pangea 2. Se non altro sollevano appunto un sacco di materiale nutriente dal mare e lo depositano su queste coste desertiche, dove ad esempio la blatta ronzante può usare i corpi dei pesci alianti morti come cibo per le sue larve. E poi c'è il saltabecco del deserto. Madonna, questo è veramente un capolavoro, eh. Cosa potrebbe essere sto saltabecco? Pensate a cosa potrebbe essere sto saltabecco? Lo pensate? Al tre lo diciamo insieme, va bene? 1, 2, una chiocciola terrestre grossa come un coniglio che si muove saltando su un piede muscoloso come un canguro. Qualcosa mi dice che non ci avevate preso, eh? Allora, il piede sarebbe la struttura muscolosa caratteristica dei molluschi, che qui effettivamente funziona come un piede. E tra l'altro alcuni gasteropodi di oggi, gasteropodi sarebbero il gruppo di molluschi di cui fanno parte chiocciole e lumache, sanno utilizzare il piede muscoloso per fare dei piccoli balzi e fuggire dai predatori. Ah, tra l'altro il saltabecco, a differenza dei suoi antenati, non rilascia la bava perché l'ambiente è arido, quindi insomma è meglio risparmiarla, ecco. Poi, vi ricordate i polpi che passavano più tempo all'aria? Ecco, in 100 milioni di anni i loro parenti ne hanno fatto di strada, eh. Nella foresta settentrionale di Pangea 2, costituita in larga parte da licheni evolutisi in forme simili ad alberi, vivono i cefalopodi terrestri.
E tra essi c'è anche l'animale di terraferma più grande del suo tempo, ovvero il calamafante. Si tratta di giganteschi cefalopodi che pesano 8 tonnellate, che con i loro tentacoli lunghi fino a 2 metri acchiappano frutta e germogli dei quali si nutrono. Non tutti però, insomma, sono così grossi tra questi animali. C'è per esempio il calamante, un piccolo animale che sfruttando l'intelligenza dei suoi antenati ha dato origine a una sorta di versione scimmiesca dei cefalopodi, perché insomma è piccolo, si muove tra i rami, vive in gruppi sociali molto complessi assieme ad altri suoi simili, dove ci sono addirittura condivisione del cibo e delle cure parentali. Potevano chiamarlo in un altro modo perché calamante è molto simile a calamafante, però vabbè, pazienza. Di base, secondo me, questo è un prodotto molto interessante per la grande varietà e vastità di periodi discussi, gruppi diversi di animali rappresentati, integrazione di fauna con geologia e botanica, eccetera. In Afterman ci sono più animali, ma sono più limitati a pochi gruppi, specialmente mammiferi, con poca attenzione agli invertebrati, cosa che invece qui c'è e come se c'è. E in più è interessante vedere come questi animali si modificano nel tempo assieme al loro pianeta e a distanza di milioni e milioni di anni. Ovviamente, e questo come ho fatto anche per il video di Afterman, non ho volutamente trattato tutte le creature fatte per lo show, che vi invito ovviamente a scoprire. La serie è ancora apprezzata dopo tanti anni per il contenuto e le idee ed è diventata a suo modo un classico per gli appassionati di evoluzione speculativa. Al tempo fece un discreto successo, tant'è che volevano anche trarne un film e una seconda serie, ma poi purtroppo non se ne fece nulla. Vale la pena chiedersi anche come mai, siccome c'era di mezzo Dixon, non utilizzarono le sue creature. E il motivo è che i diritti per utilizzarle erano in mano alla DreamWorks, ma nulla gli impedì di mettere dei rimandi diretti. Per esempio il criptile e le balene Sula sono dei concept che in qualche modo sono già apparsi in Afterman. Ne hanno fatto anche una serie animata, ma vabbè, diciamo che non mi ispira. E gli ho voluto bene. Cosa migliore, i modelli di alcuni dei protagonisti della serie sono comparsi in vari posti, fisicamente, come l'acquario di Sydney o il Futuroscope in Francia tra il 2008 e il 2012. Ed è una ficata perché, se ben fatti, sono veramente degli ottimi spunti per parlare di evoluzione ed è quello che volevo fare anch'io con questo video. Cosa che ho scoperto mentre montavo il video, come Afterman, questa roba in Giappone è andata fortissimo, tant'è che ci hanno fatto pure un manga e addirittura una serie di gashapon della Kyodo, ispirata alle bestiole della serie. Addirittura nel 2016 volevano lanciare un progetto in VR che era in sostanza l'esplorazione del mondo raccontato nella serie, con in più 20 nuove creature, alcune delle quali basate sui concept della seconda serie che non fu mai fatta. È stato coinvolto anche Dixon, ma ad oggi pare che sia ancora in produzione, ma non se ne sa ancora nulla. Tra l'altro il sito della serie esiste ancora, sembra uscito esattamente dall'epoca in cui è stato fatto, ma vabbè. I pretesti per parlare di temi come evoluzione, biodiversità, eccetera, si sprecano parlando di argomenti come questo, perciò non è la prima volta che vi parlo di zoologia speculativa e probabilmente non sarà neanche l'ultima. Ora, appunto, vorrei sapere quanti di voi effettivamente conoscevano o hanno sentito parlare di questa serie e quanti invece no. Insomma, parliamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto, ovviamente spammatelo, condividete, lasciate mi piace. Vi ricordo anche che, chiaro, c'è il mio libro, che è Il coccodrillo al cuore tenero, che trovate in descrizione. Niente, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Trovate tutto in descrizione, anche i social dove seguirmi, il canale Telegram dove possiamo incontrarci agli eventi, eccetera. Perciò vi rimando tutto alla descrizione. E niente, vi ringrazio per essere arrivati fin qua e statemi bene, al prossimo video.